Sì, infatti credo che sia nel nostro piccolo un atto di resistenza, quello di non retrocedere, di non lasciare soli questi ragazzi, questi giovani, perché li abbiamo effettivamente contattati in questi mesi in cui avevamo un po' perso i contatti appunto fisici per l'epidemia del Covid e ci ha anche sorpreso la loro voglia, il loro bisogno di continuare il dialogo con noi, con gli adulti, gli educatori. Cioè, contrariamente a quello che si magari può pensare, di storia c'è un gran bisogno. Perché effettivamente si parla tantissimo anche il giorno della memoria, ci sono tantissime proposte lodevoli che vanno nella direzione giusta, però poi quando si va a scavare un po' ci si stupisce di quanto poco o forse di quanto male ancora le persone sappiano. Quindi il progetto di quest'anno, che sicuramente è un progetto che appunto soffre di questa non vicinanza fisica con i giovani perché è organizzato con la modalità dell'online, però continua, persegue lo spirito appunto che anima questa attività di educazione alla memoria, che è quella di educare alla responsabilità individuale. E noi quest'anno abbiamo scelto, anche su sollecitazione del Ministero dell'Interno e della Prefettura, che ci hanno scelto con grande onore per noi come città della memoria italiana, abbiamo voluto indirizzarci in due direzioni di studio: la grande storia, e quindi la Shoah, le deportazioni che sono passati anche dal territorio in cui viviamo, e la storia locale, quindi uno sguardo anche a quello che è accaduto poco distante da noi, perché non è per il fatto che Rimini ha avuto numericamente una storia di deportazione, di Shoah, più piccola di quella delle altre città, che non rende ugualmente importante studiare una tragedia. Anche un solo essere umano che ha vissuto questa tragedia deve essere ricordato. È quello che cerchiamo di fare con tutti i linguaggi e con un programma il più articolato e variegato possibile. Sì, allora ci tengo a dire che questa idea è stata condivisa con Massimo Roccaforte, che coordina per noi la radio web del Comune di Rimini, Rimini Ora, quindi un'idea che è venuta appunto insieme anche all'assessore alla cultura Giampiero Piscaglia, quella di creare, io la chiamo un'azione live civile, ovvero la lettura di Shema, cioè la poesia che introduce Se questo è un uomo, quella che inizia dicendo voi che vivete sicuri delle vostre case, in 10 lingue. Sono le lingue parlate dalle comunità che vivono a Rimini, non tutte perché non siamo riuscite a raggiungerle tutte, ma 10 lingue, quindi incluso non so l'arabo, l'ebraico, l'albanese, il russo, il cinese, eccetera. Ed è una poesia laica, quindi una poesia che con le parole di Primo Levi, così come oggi noi seguiamo le parole della senatrice a vita sopravvissuta Liliana Segre, sono parole scolpite veramente per sempre. Meditiamo, perché quello che è accaduto può accadere, e quindi ricordiamoci appunto se questo è un uomo, se questo è un essere umano, e abbiamo sotto gli occhi la tragedia infame che accade in Bosnia, insomma come muoiono bambini nel freddo, quindi non facili analogie appunto sempre con il metro della storia. Però l'indifferenza uguale, l'indifferenza con la quale si compiono queste violenze umane credo che sia simile, e quindi gli echi della storia vanno studiati appunto nel presente.